Sta tornando il fattore veneziani, lo dice il rendimento casalingo del Monopoli nel 2023. Dopo Juve Stabia e Picerno, anche la Turri si è andata a KO in quello che sta tornando ad essere il fortino biancoverde. La classifica recita quota 39 punti in sesta posizione e a meno 2 dal Cerignola quarto. L'allenatore Pippo Pancaro guarda però al margine di vantaggio sulla zona salvezza. Effettivamente mancano 3 punti al primo obiettivo, dopodiché come ho detto alla vigilia non ci dobbiamo porre nessun tipo di limite, con la mente libera poi ce la dobbiamo giocare con tutti. In questo momento però dobbiamo prima fare i 3 punti e poi pensiamo all'altro. Nel tabellino del match contro i campani, nella giornata in cui Peppe Fella ha toccato quota 50 presenze con il Monopoli propiziando l'espulsione di Dinunzio, ci sono 2 volti nuovi del mercato di gennaio, Erasmo Mulè e Pasquale Giannotti. Ho una dedica speciale per mia nonna che è venuta a mancare, e poi alla mia ragazza e alla mia famiglia, però in particolare a mia nonna che è venuta a mancare mesi fa, purtroppo era una persona molto importante per me. E devo ringraziare soprattutto i compagni e il mister che mi hanno accolto veramente benissimo, e poi ogni partita do sempre il massimo. Sono molto felice sia per il gol che per la vittoria della squadra. I 2 innesti alla pari di Pisseri e in attesa di poter avere a disposizione il centravanti Santaniello hanno contribuito al cambio di passo del Monopoli, che in un mese è risalito dalla metà della classifica al cuore della zona playoff. Sì, sono molto contento per loro, sono stati 2 veramente acquisti azzeccatissimi sia tecnicamente ma anche umanamente. Sono 2 ragazzi straordinari, 2 ragazzi che hanno grande voglia, grande passione, sognano di poter fare qualcosa di importante nel calcio. Anche Pisseri è stato un acquisto importantissimo per noi. Il loro innesto tatticamente ci ha permesso anche di poter cambiare qualcosa. 2 ragazzi che io già conoscevo, già li avevamo seguiti, 2 ragazzi umili che sono inseriti benissimo e stanno facendo benissimo. Peccato che sono solo in prestito, però sono 2 ragazzi che ci stanno dando soddisfazione. Il successo sulla Turris permette a Bizzotto e compagni di guardare anche con maggior tranquillità all'impegno di domenica prossima sulla carta invalicabile, la trasferta sul campo di quel Catanzaro primo della classe che in 14 partite casalinghe sin qui ha sempre vinto. Intanto andiamo con una testa libera e possiamo anche dire la nostra, naturalmente. L'unica cosa che io mi sento di dire è che comunque siamo la bestia nera del Catanzaro, perciò mai dire mai.